sono solo parole, le vostre 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 sono solo parole, 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 parole. C'era questa cosa qui scritta nella stanza. E lasciate un cassetto. L'ho preso male, eh? Sono solo, infatti era così, sono solo parole, sono solo parole, le vostre sono solo parole. C'era sta cazzata, questo era un cassetto, però male. Allora un giorno incontro, non mi ricordo in quale circostanza, Beppe Fiorello, mi sembra che stavamo in una radio, insomma mi ferma e mi fa, dice Fabri, dobbiamo scrivere una canzone per un film che sto scrivendo, è la storia di una coppia che si sta per separare e mi piacerebbe tanto che tu scrivessi una canzone per questo film che uscirà non so sa quando. Mi dà questa sceneggiatura e io vado a casa, mi leggo questa sceneggiatura e le parole di questa sceneggiatura mi ispirano questo testo. Lasciate stare il pezzo punk di prima. Mi ispirano questo testo, no? E fa così, no? Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo, questo è amore. E mi fermo qua, perché non riesco a trovare l'inciso di questo pezzo. Lavoro, quando viene questo inciso. Però un giorno il mio ex produttore, Marco Falagiani, mi piace ricordare questa cosa perché è anche merito suo, se poi questa canzone è diventata un grandissimo successo. Mi fa, dice Fabri, scusa, ma quella canzone che tu avevi nel cassetto che faceva sono solo parole le volte, ti faccio Marco, ma qui non c'entra il cazzo, perché questa parte. E puoi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora sono solo parole, le nostre sono, che cazzo c'entra questa cosa qui, cioè. E lui mi fa, no, aspetta un attimo, intanto il testo è le nostre, perché parla di una coppia, quindi sono solo parole, le nostre, non le vostre. E poi cerca di rallentarla, senti, fammi un po' sentire com'è più lenta. Io guardo, sono solo parole, sono solo parole. Sono solo parole, però funziona. E a un certo punto l'abbiamo legata, suona il ritornello e come per magia nasce questa canzone che fa così.